Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo giorno. Allora, siamo scesi per andare a fare l'abbonamento del pullman a Manuel per la prossima settimana e giro qui. E poi siamo andati a prendere al Bennett. C'è Pia che chiama Manuel. Dimmi. Ciao. Siamo andati al Bennett, ma non è far vedere che abbiamo preso al Bennett. Come, cosa tu hai preso al Bennett? La polenta. Falla vedere. La farina. Questa è la polenta. La cintura, ma non è la cintura. Ma. Questa qui, che mi avete già visto prendere, l'abbiamo pagata 89 centesimi. Cioè l'ha pagata perché è andato lui da solo. E perché la prossima settimana vi farò poi vedere il menù. Oggi ho intenzione di fare la polenta, visto che l'ho presa nella spesa anche per noi. Adesso volevo andare a fare la spesa, però siccome è tardi e poi non riesco a fare la zuppa di fave e salsiccia, se no che dovevo farla ieri sera, poi alla fine non l'ho fatta. Allora adesso andiamo a casa e poi oggi pomeriggio, quando arriva Maurizio, vengo giù e la vengo a fare. Così almeno siamo a posto. Perché adesso è un po' complicato. C'è anche Pia, poi lei non sta brava e poi comunque viene tardi, devo andare a preparare da mangiare. Ci vediamo oggi pomeriggio. Ho anche iniziato questa nuova attività, appunto, che è Yves Rocher. E comunque sono dei prodotti validi. Io la crema che ho usato ieri, che vi dicevo, della Hydra Vegetal, è fantastica. Siamo arrivati a casa e niente, ci vediamo più tardi, adesso che poi prepariamo la zuppa di fave e salsiccia che mi ha consigliato Feli e di cui vi lascerò il link qui sotto in info. Allora, eccoci con la preparazione della zuppa di fave e salsiccia. Ho messo a rosolare un po' di cipolla nell'olio, poi ho sgranato, ho levato la pelle dalla salsiccia e l'ho messa a pezzettini dentro, ormai praticamente, come potete vedere, è pronta. Poi, siccome le mie fave erano secche, le ho lasciate a mollo da ieri fino ad oggi. Dovevo farla ieri sera, ma mi sono dimenticata. E quindi adesso le vado a buttare dentro. Vado ad aggiungere, lì lei diceva nella ricetta 2 bicchieri d'acqua, ma io ne aggiungerò. Boh, pensavo 4 e poi bisogna lasciar cuocere per 30-35 minuti. Quindi adesso tiro giù bene tutte le fave che sono rimaste qui, aggiungo l'acqua e poi facciamo cuocere. Ho aggiunto l'acqua, ho messo le ultime fave che erano rimaste e adesso copro con un coperchio e lascio cuocere per 30-35 minuti a fuoco medio-basso. L'ho messo così, dritto, diciamo, un pochettino storpietto. Non troppo perché ho paura che poi sia troppo alto il fuoco e mi si brucia. Comunque, tanto sono qui. E niente, quindi ci vediamo dopo quando è quasi pronta o pronta. Qui c'è la minestra pronta. Ho assaggiato le fave e sono cotte, quindi direi che possiamo andare ad assaggiarla. Io l'ho già assaggiata, ovviamente, prima ed è veramente buonissima. Grazie mille, Feli, perché è veramente buonissima questa zuppa di fave e salsiccia. Ma è bella! Io farei un sacco di parmigiano. Però non lo faccio. C'è Vlada, Tom, Giorgia, Manuel.
le Teletubbies. Mamma non si vede. Adesso, siccome ho registrato pochino, vi faccio vedere quello che ho acquistato per me e Manuel di scarpe. Io le ho trovate per caso, non era preventivato che le avrei prese, ma mi sono piaciuti tantissimo e quindi ho deciso di comprarli. Li avete già visti in qualche vlog, ma non li avete visti bene, quindi adesso vi lascio qui il video che avevo registrato, dove vi faccio vedere appunto questi acquisti e poi noi ci vediamo. Siamo andati a comprare delle altre cose che servivano a Manuel per la scuola e pochissime cose, niente di che. E volevo farvele appunto vedere per più che altro sono vestiti, ecco, non è materiale scolastico. E intanto ho preso anche un paio di scarpe. Allora, prima di tutto vi faccio vedere quelle che si è scelto Manuel. Sono fatte così, siamo andate da Wawa e sono blu e appunto con la suola così sotto bianca. Le ha prese per ginnastica, secondo me non sono molto molto da ginnastica, però se a lui piacciono, l'importante è che ci sia comodo, perché comunque se deve correre, se deve saltellare, ha bisogno di essere comodo. Per adesso, se il tempo permette, la faranno all'aperto, quindi vanno benissimo, però vediamo poi strada facendo, insomma. Queste qui, erano in offerta, 15,33€, con lo sconto del 30%, prima stavano a 21,90€. Per me invece ho preso, sempre per rimanere sulle scarpe, questi stivaletti qui marroni. Bellissimi. Mi piacciono tantissimo, me li sono provata, mi stanno benissimo. Hanno questi due cinturini qui, uno normale e uno con le borchie sopra. Qui sono morbidi e ho preso un 37 perché ho il piede molto piccolo. E hanno questo pochettino di tacco, ma proprio poco, giusto per alzarmi un pochetto. Erano in offerta a 11,95€ con lo sconto del 50%, prima costavano 23,90€. E l'unica cosa che, a parte i pantaloni che avete visto, quelli in azzurri, è l'unica cosa che mi sono concessa con questi saldi, perché comunque io di roba ne ho, mentre invece loro crescono e hanno bisogno di indumenti nuovi. Io al massimo cresco solo in larghezza, ormai in altezza non cresco più. Poi abbiamo preso questo termometro frontale infrarossi, sicuro, veloce e preciso. L'abbiamo pagato 30€ e c'è misurazione immediata, dice. Notifica sonora per la febbre, richiamo dati memorizzati e display retroilluminato. Temperatura corporea, temperatura latte, temperatura acqua, quindi addirittura può prendere tutto quanto. Adesso vi faccio vedere com'è. Non c'è più il libretto delle istruzioni, l'avranno messo da qualche parte i bambini. È fatto così, è stato prodotto in Germania, ha questo pulsante qua che serve, stavo puntando addosso, fa un po' spavento, che serve per azzerare quando si misura un'altra persona, invece questo qua che è quello che spara e che accende.
Adesso vi faccio vedere, così acceso. E poi se tipo io mi misuro, dice vabbè 33,8, per amore. 36,5. Stai scherzando? Aspetta. Ok. Se schiacciate qui si azzera, in modo da, ed è utilissimo comunque, perché visto che io ho tanti bambini avevo bisogno di qualcosa di veloce, pratico al mattino, perché con quello lì da mettere sotto l'ascella sennò diventa una tortura giappocinina. E basta, ho preso questo qui. Poi ho preso altre due mascherine per le bambine. Me ne ho prese due così rosa con gli unicorni e due così con le ballerine. Questa qui è leggermente più piccola, più, tipo più quella con i dinosauri, e invece questa qui con gli unicorni è più tipo, cioè la, è come l'altra degli unicorni, però l'altra è bianca, e questa sfondo rosa. Queste qua le ho pagate sempre 3 euro. C'è l'una, e ne ho prese 4 in tutto. Ho trovato il libretto del termometro, poi ho preso per Pia delle calze, due pacchi così, dentro ce ne escono 3 paia e venivano 2,90 euro ogni pacchetto, come vedete scritto qui. Qua c'è bianca, ve la faccio vedere così, bianca, rosa e bordeaux. Invece qua sono bordeaux, bianche e grigie. Queste qua hanno il bordino, vedete, grigia al bordino blu, bordeaux al bordino bianco e bianca al bordino blu, e qui è uguale, quella rosa al bordino blu. Poi per Manuel, appunto, per quello che siamo andati praticamente per prenderli, dei pantaloni corti per fare ginnastica. Erano anche questi qua ancora in saldo, no, non erano in saldo, perché pantaloni corti non ce n'era, si vede che non ce li fanno fuori tutti. Ne abbiamo pagati 9,90 euro, ha preso un XL e niente, così almeno si fa ginnastica. Poi qui ci sono appunto le altre due mascherine, e poi gli ho preso il portafoglio, perché visto che adesso inizierà comunque a viaggiare da solo per andare a scuola, è giusto che abbia i documenti dietro, gli serve un portafoglio. Abbiamo preso questo qui lì, sempre da Wawa, nella Bailini, non so che marca sia, non conosco. Il portafoglio è fatto così, semplice, nero. Ce n'era un altro un po' più giovanile con la catena, ma lui ha detto di no, che preferiva questo che era meno appariscente. L'abbiamo pagato 6,90 euro. Dentro è così, qui con una piccola tasca con la plastica, in modo che se ci vuoi mettere qualcosa lo vedi. Dietro qui due porta tessere, qua un altro scomparto con la plastica per vedere, qui altre 3 porta tessere, e poi dentro c'è qui lo spazio per i soldi di carta, e poi ancora una tasca, diciamo, segreta con la cernina, e basta. Come avete visto, ah no, e poi abbiamo preso a Pia anche un giochino, che se riescono a portarmelo ve lo faccio vedere. Avevi già, hai messo in pausa? No. E poi per Pia si vede? Sì. A 7,90 euro ne abbiamo preso questo giocattolino, che è fatto così, alla sbarretta così, con questa macchinina con dentro la principessa, che girando gira anche lei. Non sempre, però è un po' stramba questa principessa, però no. Molto carino, le piaceva, e ci giocano lei e Giada, perché è un po' per tutte e due.
quando Pia dorme, per esempio, Pia non ci vuole giocare, se ci vuole giocare Giada può giocarci. Però è molto carino, sopra così ha la corona e niente, dentro è azzurro con quei cuoricini rossi. C'è questa principessa. Si vede. E niente, dentro la sua carrozza. Poi ho preso questo vetro temperato per il cellulare di Giorgia e per Manuel ho preso una custodia trasparente. Fatemi sapere cosa ne pensate degli stivaletti miei, delle scarpe di Manuel, anche dei pantaloni, del termometro, se voi l'avete comprato, dove l'avete comprato, se vi piacciono i calzini, insomma. Commentate, 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 che mi piace un sacco sapere cosa pensate dei nostri acquisti, se vi piacciono. Io vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdere i nostri prossimi video. Anche perché, vi do un'anticipazione, molto a breve ci sarà una novità. E poi inizierà quella famosa rubrica della pentola d'oro. Quindi, per rimanere connessi, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!